Brindisi raccontata. È il titolo del libro scritto da Gianfranco Perri, ingegnere minerario nato a Brindisi ma trapiantato in Venezuela dove insegnante universitario nella capitale Caracas, alle prese con il suo sesto manoscritto sulla sua città natale. A presentarlo ai brindisini che hanno gremito la sala conferenze di Palazzo Granafene Ervegna, la Fondazione Tonino Di Giulio con il patrocinio del comune di Brindisi. Brindisi raccontata, più che un'opera è una raccolta, senza pretese letterarie né tantomeno storiche, un libro informale, un racconto, anzi tanti racconti scelti e riassunti tra quelli in cui Perri si è imbattuto, scritti da viaggiatori che come lui hanno conosciuto e scritto in particolare della città di Brindisi. Brindisi raccontata non è un libro di storia, non è un libro di letteratura, è un libro di racconti. Racconti di distinti autori, distinti personaggi, il cui filo conduttore comune è che si tratta sempre di viaggiatori, si tratta sempre di viaggiatori che sono passati da Brindisi e che hanno scritto su Brindisi, ognuno con le proprie sensibilità, con le loro impressioni, nell'arco di tutti i tempi. E Brindisi ha questa meravigliosa caratteristica di essere sempre esistita da, diciamo, 3.000 anni. 3.000 anni a questa parte. Il filo conduttore è quello del viaggio, è un viaggio, un libro di racconti che stimola, dovrebbe stimolare, spero stimoli emozioni al pensiero di questi personaggi che appunto magari 1.500, 2.000 anni fa hanno calpestato le nostre stesse strade, si sono fermati al cospetto dei nostri stessi panorami, sulle nostre stesse spiagge. E hanno scritto i loro sentimenti, a volte contrastanti naturalmente fra di essi, però sempre con passione, e quindi stimolano queste emozioni incredibili alla sola idea, diciamo così, di queste trascendenze, di questi eventi trascendenti che sono trascorsi nelle nostre strade, nei nostri viottoli, nei personaggi che hanno varcato le nostre porte, le nostre chiese, i nostri castelli e che hanno stato sulle nostre piazze. Quindi un racconto, un libro di racconti che emozionano. Una sequenza cronologica, insomma, quella riportata nel libro, che ripercorre la storia di Brindisi raccontandola attraverso le esperienze di chi ci è passato in viaggio, dai tempi gloriosi della Roma repubblicana e poi imperiale a quelli delle crociate, la lunga pausa dei secoli bui del porto, che era stato il più bello ed il più sicuro del Mediterraneo, fino ai tempi moderni di fine Settecento ed in quelli a cavallo tra 800 e 900, con la valigia delle Indie da Londra a Bombay, le due grandi guerre e concludendo con i nostri giorni e tanti aneddoti da scoprire sfogliando le pagine. E i personaggi non sono stati scelti naturalmente in funzione della loro importanza, ma l'unico parametro è il passaggio da Brindisi e l'aver scritto qualcosa su Brindisi. Quindi sono personaggi da intellettuali, da filosofi, da storiografi a persone comuni, personaggi uno l'ho rintracciato fra i più moderni, un signore spagnolo che naturalmente ha scritto in spagnolo sulla web, l'ho rintracciato, e semplicemente lui attraverso le vicende familiari è passato da Brindisi e ci ritorna sistematicamente ogni 2-3 anni e racconta in forma spontanea, piacevolissima e leggerissima le sue passeggiate sul lungomare, l'andar su via Montenegro, arrivare sulla piazza del Duomo, e quindi proprio il racconto dei suoi sentimenti, che sono i sentimenti nostri, però le vedo la cosa bella è che sono sentimenti che arrivano da tutte le parti del mondo e da tutte le epoche del mondo. Questa della Fondazione per avermi invitato, professor Caputo, per essere presente e per aver voluto gentilmente scrivere la presentazione del mio libro.